Bene, e allora, 40 giorni di guerra, c'è anche l'orrore di quello che abbiamo visto nel corso del fine settimana, sostanzialmente, e che viene ancora riportato anche dai principali siti e testate italiane, non soltanto, questa è ANSA, il presidente Zelensky, soldati russi macellai, dice il sindaco di Mariupol, città distrutta al 90%, le indagini congiunte UE-Kiev sui crimini a Bucha, trovata una camera di tortura con 5 morti, abbiamo visto anche le fotografie, insomma, con le vittime sparse proprio per le strade. Questa è la notizia più stretta e più attuale del conflitto, oltre ai lavori in corso sul fronte politico dell'Unione Europea, del Consiglio dell'Unione Europea, che devono valutare nuove sanzioni, forse anche piuttosto imponenti, e che per la prima volta dovrebbero andare a colpire in maniera importante l'import che riguarda gas e petrolio appunto dalla Russia. Ne parliamo con il nostro ospite, che è già in collegamento con noi, che ringrazio, Gastone Breccia, docente storia militare antica all'Università di Pavia. Ben trovato, professore. Buon pomeriggio, grazie del vostro invito. Allora, tra poco ci ricolleghiamo a quanto accaduto. Mi piacerebbe sapere da lei che cosa può comportare, insomma, il gesto e quantomeno le condizioni trovate dall'Ucraina a Bucha, se può comportare una qualche svolta in qualunque la direzione sia. Però volevo ripartire in realtà da quanto, diciamo, la vista protagonista alla 7 in una trasmissione Tagadà, che è pomeridiana, se non ricordo male, e che, diciamo, le sue dichiarazioni, professore, sono state riprese anche da Libero, dal giornale, in questo caso: salvare la faccia a Putin e fermare il premier ucraino clamoroso a Tagada. Il titolo è Gastone Breccia contro Zelensky. E poi c'è anche, viene un po' argomentato, insomma, in cui si dice, viene riportato un suo virgolettato che, secondo cui è necessario offrire una via di uscita a Putin per permettergli di salvare la faccia, situazione piuttosto complessa. Continuo a leggere quanto è riportato su Libero, perché insomma ha scatenato una guerra senza avere qualcosa in più in mano rispetto a quello che già aveva il 24 febbraio scorso. Ma eviterei di leggere il pezzo, insomma, integralmente, e cerchiamo di capire effettivamente che cosa intendeva, professore, se intendeva questo quando si sarebbe schierato contro Zelensky dicendo salviamo la faccia a Putin, è l'unico modo per fermare la guerra. Facciamo ordine, se possibile. Sì, facciamo ordine, mi fa piacere questa domanda perché il titolo di Libero è, direi, inesatto. Hanno virgolettato la prima parte, una cosa che davvero ho detto, cioè bisogna lasciare una via d'uscita a Putin se si vuole arrivare alla pace, e poi la seconda parte non l'ho mai detto, fermare Zelensky non l'ho mai detto. E questo un po' mi dispiace perché io ho tutto il rispetto del lavoro dei giornalisti, però bisognerebbe essere un po' più corretti. E poi il resto dell'articolo, devo dire, invece riporta fedelmente quello che ho detto. È il titolo che, insomma, hanno un po' sparato per catturare l'attenzione. Allora, che cosa intendevo dire? Che se si Quindi, vuole. la interrompo, professore, ma 5 secondi. Bene la seconda parte, diciamo così, del titolo, quindi No, salvare. bene, bene, sì, bene salvare la faccia a Putin, invece fermare il premier ucraino non l'ho mai detto, insomma, anche perché non capisco che cosa intendessero con questo. Quello che però mi sento appunto di commentare è che Sì. bisogna lasciare una via d'uscita a Putin se si vuole arrivare alla pace presto. Che cosa significa? Significa che è necessario trattare con il nemico, col nemico bisogna parlare. Io sono. Veramente voglio farlo rimarcare, sono convintissimo che Putin abbia commesso un crimine attaccando l'Ucraina. Non voglio essere frainteso, però se vogliamo arrivare alla pace ed evitare altre sofferenze al popolo ucraino prima di tutto, bisogna parlarci, bisogna insomma riuscire a fornirgli una via d'uscita. Una via d'uscita che in questo momento è difficilissimo trovare, ma ci si può provare, ad esempio. Un condominio sulla fascia costiera del mare di Azov con Mariupol, il porto aperto ai russi, aperto agli ucraini, un referendum sulla parte dei due oblast di Donetsk e Lugansk che ancora non erano passati sotto controllo degli indipendentisti.
la neutralizzazione del paese. Sono tante cose di cui si può discutere, ma certamente non si può pensare che Putin smetta questa operazione speciale, come la chiama lui, la sospenda, senza avere in mano qualcosa in più di quello che aveva il 23 febbraio. Altrimenti è legittimo, io l'ho anche detto a Tagadà, altrimenti si continua a combattere, scelta legittima da parte di Zelensky, ma bisogna saperlo. E l'unica cosa che mi sento di aggiungere, però, da parte di noi occidentali, che se vogliamo davvero che Zelensky continui a combattere, allora paradossalmente io divento quasi più bellicista di altri, cioè dico allora bisogna aiutarlo di più. Cioè, se noi vogliamo che gli ucraini davvero combattano a oltranza per cacciare i russi dal loro territorio, allora non basta mandargli quel poco che gli stiamo mandando, poco o tanto, poi non lo so, non sono così addentro all'informazione. Cioè, allora davvero dobbiamo aiutarli di più militarmente, bisogna saperlo questo. Aiutarli di più militarmente oppure, perché sembra la strada al momento più percorribile, cercare di iniziare a porre delle sanzioni veramente, veramente pesanti, perché questo è quello che emerge dalle riunioni e da Lussemburgo, dove insomma l'Eurogruppo si riunisce. La questione è, professore, mi corregga se sbaglio, c'è chi dice, attenzione perché, stavo per dire Unione Sovietica, scusate, la Russia non ha ancora sfoderato il massimo a livello militare, potrebbe forse finirla molto prima. Dall'altra parte però c'è chi giustamente fa notare che le sanzioni europee a loro volta non sono così, non voglio dire che siano all'acqua di rose, ma non sono neanche, diciamo anche in questo caso potrebbero essere più violente e più pesanti. Dunque, voglio dire, la chiave sta proprio qui, cercare di capire fin quanto si può proporre l'Europa con l'Occidente, con le sanzioni, e quanto effettivamente la Russia può mantenere, può diciamo evitare di sfoderare armi pesanti, perché poi se la Russia sfodera armi pesanti, a quel punto veramente il conflitto diventa molto più pericoloso a livello globale. Dall'altra parte, se l'Europa sfodera sanzioni veramente pesanti e fa embargo totale petrolio e gas, a quel punto alla stessa Europa dovrà ritrovarsi, potrebbe trovarsi veramente in difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento. Insomma, professore, è tutto una questione di centimetri, quanto su questi due fronti si può andare avanti senza, diciamo, generare, andare a un livello successivo di conflitto ben più pericoloso? Sì, direi che siamo un po' sul filo del rasoio. Del filo del rasoio. Allora, distinguiamo le due cose. Impegno militare russo. È vero che ancora non hanno utilizzato tutte la loro potenza di fuoco, diciamola così, e non sto parlando dell'uso di armi chimiche o tantomeno di armi nucleari, anche la potenza di fuoco convenzionale non è stata usata ancora in maniera massimale, se non a Mariupol probabilmente. Questo è un punto interrogativo, non l'hanno fatto perché, ma probabilmente perché all'inizio pensavano che fosse più facile l'operazione che avevano intrapreso, poi perché non volevano distruggere del tutto alcune città ucraine. Del resto l'orrore di Bucha, come voi titolate, ed è giusto titolare così, dimostra che nei confronti della popolazione poi hanno poche remore, non so, nell'intervenire con estrema violenza nei confronti della popolazione soltanto sospettata di agire contro i militari russi. Quindi ancora non hanno fatto vedere tutto quello che possono fare dal punto di vista militare, e sarebbe forse il momento per questo di intavolare trattative di pace. Dalla parte delle sanzioni europee, fino adesso sono state prese anche abbastanza consistenti, diciamo così, però un passo ulteriore significherebbe davvero stringere la cinghia anche noi, significherebbe davvero cominciare a fare dei veri sacrifici anche noi, oltre quei pochi che stiamo già facendo con la benzina che costa un po' di più, eccetera. Vogliamo farlo? Io direi che sarebbe il caso, ma e poi saranno i governi a doverlo decidere. Cioè, gli europei davvero possono rinunciare alle importazioni di gas e di petrolio dalla Russia? Non lo so, certamente questo sarebbe il passo successivo. A livello proprio di storia militare antica, insomma, abbiamo appena citato la questione che è riportato anche dal titolo, l'orrore di Bucha, ma insomma, poniamo che sia che lo ha ricordato anche lei, la Russia dice è tutta una messa in scena dell'Occidente, ma a noi ragionevolmente riteniamo che sia tutto vero, purtroppo.
davanti a queste scoperte, a questi gesti, a questi atti, insomma, peraltro Zelensky li ha definiti macellai, soldati russi, ecco, sono appunto situazioni che dovrebbero invitare ulteriormente, come forse ha accennato lei poco fa, a provare a trovare definitivamente un accordo, oppure sono proprio quelle situazioni che anzi accelerano ulteriormente la voglia di resistenza, insomma, e di non cedere al nemico da parte di chi evidentemente ha il nemico alle porte, anzi al nemico in casa. Non so se mi sono spiegato, Sì, professore. guarda, paradossalmente direi entrambe le cose, cioè sono azioni Entrambe. che sicuramente rafforzano la volontà di resistenza da parte di chi le subisce. Io penso che da oggi gli ucraini saranno ancora più determinati nel resistere. Allo stesso tempo, sono proprio questo tipo di crimini di guerra dovrebbe spingere al tavolo delle trattative. Aggiungo una cosa che forse sarà un po' scomoda, ma io la penso profondamente. I crimini di guerra non devono impedire di parlare con il nemico, non devono indurci a demonizzare il nemico, perché vanno puniti con la massima severità, ma vanno individuati i responsabili e puniti. Se noi prendiamo un crimine di guerra come scusa per non parlare con il nemico, per chiedere una resa incondizionata del nemico, andiamo in una guerra senza fine. Cioè, allora veramente. Chi ha commesso quel crimine otterrebbe probabilmente il suo scopo, cioè di esacerbare il conflitto al di là di ogni possibilità di recupero, diciamo così, di pacificazione. Bisogna mantenere la mente fredda proprio in questi momenti, per cui indagare, capire, punire i responsabili, ci mancherebbe, sono crimini, ma contemporaneamente non escludere il nemico dal confronto, dal dialogo, non demonizzarlo come è stato fatto tante volte in passato, altrimenti non ne veniamo fuori. Quanto è importante, secondo lei, il fatto che, come sembra, Kiev è tornata a essere quasi completamente, o insomma, diciamo, le truppe russe si siano in qualche modo ritirate da Kiev e adesso stanno lavorando ai fianchi dell'Ucraina. Il titolava ANSA, appunto, che Mariupol è una città distrutta al 90%, e poi non solo Mariupol, c'è anche Odessa, insomma, in questi giorni sotto pressione. No, è molto importante, questa è una delle cose che devo dire, io fin dall'inizio sostenevo che Kiev non poteva essere un obiettivo militare diretto, cioè la volevano tenere sotto pressione, minacciarla, ma non hanno mai pensato i russi di conquistarla. Troppo complicato, troppo appunto, in prospettiva avrebbe scatenato dei combattimenti che neanche i russi potevano sostenere. Quindi Quindi potrebbe essere sbagliato, mi scusi professore, considerarla una sconfitta, una clamorosa sconfitta il ritiro da Kiev. sì, io non direi una clamorosa sconfitta, il rendersi conto che non avevano possibilità di andare oltre, avevano già probabilmente impegnato una parte dell'esercito ucraino in quella zona e adesso qual è un campanello d'allarme per i russi? Hanno bisogno di togliere quelle truppe dal fronte di Kiev, che non era più molto utile tenerlo aperto, per riposizionarle probabilmente nelle zone dove veramente si deciderà questo conflitto, quindi l'est dell'Ucraina e il sud dell'Ucraina. Le stanno portando al sicuro in Bielorussia, le faranno rifornire e faranno integrare le nuove reclute, insomma, i nuovi rincalzi per trasportarle poi abbastanza rapidamente nei settori del fronte più delicati. Guardavo anche la cronaca di giornata che, insomma, ANSA riporta fedelmente ogni giorno. Ci sono ancora le repubbliche baltiche che cercano un po' di fare da esempio e di porsi come esempio. Hanno detto abbiamo rinunciato a petrolio e gas, se lo facciamo noi possono farlo anche gli altri. Ricordiamo che ad esempio la Lettonia, vado a memoria, dipende dal 100% del gas dalla Russia. È anche vero che la Lettonia ha un certo numero di abitanti, al contrario di una Germania e di un'Italia, andrebbe ulteriormente aggiunto. Sta di fatto che la Lituania ha espulso l'ambasciatore russo per l'invasione dell'Ucraina e
c'è anche la questione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che ha detto oggi per motivi di sicurezza non sono stati in grado di raggiungere la città assediata di Mariupol per evacuare i civili, mentre gli Stati Uniti chiederanno all'Assemblea Generale dell'ONU di sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani di Ginevra. Inoltre si combatte anche a Cerniv, ricordiamolo, insomma, il presidente russo. Inoltre Putin ha firmato il decreto sulle misure di ritorsione sui visti per i paesi ostili. Professore, ritiene che più si vada avanti con questo conflitto, più è possibile che la Cina possa in qualche modo acquisire un ruolo? Non tanto, il pericolo è che non sia un ruolo da negoziatore, ma un ruolo quasi schierato, immaginiamo quale. Beh, certamente la Cina si sta mantenendo neutrale, ma non ha ancora abbandonato un appoggio molto indiretto alla Russia, insomma. Quindi è chiaro, immaginiamo quale sarebbe un ruolo schierato dalla parte della Russia. Io però ritengo che la Cina abbia tutto da guadagnare nel rivendicare e poi anche portare avanti il proprio ruolo, un proprio ruolo super partes. Credo che schierarsi apertamente con la Russia non sarebbe una mossa politicamente molto abile da parte dei cinesi, che invece sono, in questo caso, si dimostrano sempre estremamente avveduti, prudenti e appunto attenti a non commettere errori. Io vedo più una Cina che lascia che la situazione magari si incancrenisca, che il conflitto duri ancora più a lungo, perché questo le può in qualche misura convenire, per poi far sentire il suo peso come elemento, diciamo così, di ordine mondiale, no? Capace di restituire un po' un ordine al mondo. Credo che questo è quello che convenga veramente alla Cina. Mi sono preso un po' di tempo perché mi era sfuggito di mente la domanda che volevo farle, ecco perché ho anche un po' preso tempo leggendo gli aggiornamenti e passando dalla Cina, ma in realtà la domanda che mi interessava era un'altra, forse l'ha già anticipato in qualche modo negli interventi precedenti, però anche qui alle fonti, insomma, professore, avevamo un paio di settimane fa indicato, no, come obiettivo vero e importante, al di là di Mariupol e Odessa, potesse essere Dnipro. Avevamo anche ipotizzato, mi corregga anche qui se sbaglio, che nel giro di una decina di giorni, quindi a ridosso agli inizi di aprile, dovesse essere l'obiettivo finale e forse decisivo per la Russia. È ancora così? Vede ancora come obiettivo possibile per Mosca o le cose sono cambiate? Allora sì, mi ricordo che l'avevamo detto, io avevo, devo dire, delle fonti che ritenevo, ma ritengo ancora affidabili, su quello che potesse essere il disegno strategico russo, no, di convergere su Dnipro. Ho l'impressione che non ci siano riusciti, no? Il tentativo, dopo aver preso Izium, hanno tentato di proseguire da Izium verso sud-ovest, verso Dnipro, ovest-sud-ovest, e non ci sono riusciti. Hanno tentato di salire da sud verso Dnipro, lungo il Dnieper, da Zaporozhye, e non ci sono riusciti. Quindi ho l'impressione che adesso si stiano un po' accontentando, per così dire, di ampliare il loro controllo sul Donbass, nelle zone che ancora non erano sotto controllo degli indipendentisti, abbiano per il momento rinviato un'eventuale avanzata verso Dnipro. Quindi, invece della grande sacca che avrebbero creato convergendo su Dnipro, una piccola sacca nell'Ucraina orientale, da Izium, congiungendosi con le forze che arrivano da sud, dalla zona di Mariupol, diciamo. L'ultima domanda che le faccio è la questione della popolarità di Putin, che pare sia aumentata, no? È salita da attorno al 70% fino all'83%. Però è anche vero che le notizie che ci arrivano dal conflitto, che vanno sempre ovviamente pesate, perché, come diceva, non mi ricordo chi più il nome, ma insomma la prima a morire in guerra è la verità. Però se è vero che da una parte ci sono i soldati russi che tendenzialmente hanno paura, viene riportato il fatto che alcuni abbandonano il campo e insomma chiedono anche rifugio e accoglienza laddove dovrebbero invece andare ad attaccare, anche qui insomma ovviamente mi corregga le versioni se magari non è d'accordo, dall'altra parte abbiamo in patria la popolarità di Putin che sale. È strano, è particolare, è propaganda e basta?
No, no, hai detto tutte cose corrette e non c'è da stupirsi, perché nel momento in cui inizia una guerra, un paese come la Russia, con un forte sentimento nazionalistico, questo bisogna ammetterlo, molto diffuso in tutta la società, si compatta, no? Attorno al suo capo. Anche se fino al giorno prima molti non erano d'accordo, non sarebbero stati d'accordo su una campagna in Ucraina, nel momento in cui la guerra comincia sono quasi tutti pronti a sostenere il capo che ha deciso questa guerra. D'altra parte, questo consenso è relativamente fragile, cioè dura fin tanto che non cominciano a tornare troppe bare con dentro i ragazzi morti, dura fino a che il controllo sulle notizie riesce a mascherare alcune sconfitte. Quindi possiamo chiederci quanto può durare questo consenso in Russia, dove il controllo ovviamente sull'informazione è molto rigido e anche le perdite si disperdono su un territorio molto vasto, quindi no? Questo è un grosso punto interrogativo. Certamente ancora Putin sa di avere un certo tempo a disposizione per portare a casa qualcosa che assomiglia a una vittoria, io insisto, qualcosa che almeno assomiglia a una vittoria, per poter fare, io penso alla parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa, sventolando le bandiere russe, dicendo abbiamo messo a posto quei neonazisti degli ucraini, abbiamo preso un pezzo di territorio, eccetera. Però oltre il 9 maggio già potrebbe cominciare ad essere più difficile. Grazie davvero a professor Gastone Breccia, docente storia militare antica all'Università di Pavia. Buon lavoro e alla prossima. Grazie, buon lavoro anche a voi.